plastica coronare, che è una procedura che ormai viene eseguita in tutto il mondo. Si tratta sostanzialmente di una procedura nata un po' meno di 50 anni fa e che consiste nella dilatazione attraverso un accesso vascolare che ad oggi è per lo più un accesso radiale, quindi eseguito sul polso del paziente, oppure in casi più complessi è femorale, quindi dall'inguine del paziente. Bene, tramite quell'accesso riusciamo con dei cateteri preformati ad arrivare sino alle coronarie, che sono le arterie che forniscono sangue al nostro cuore, e in caso di restringimento, quindi stenosi coronarica, riusciamo appunto con dei cateteri specifici a dilatare questo restringimento con un palloncino, dopodiché a fissare questa lesione dilatata con l'impianto di uno stent, che è una retina metallica che rilascia un farmaco che serve a ridurre il rischio che questo restringimento, questa stenosi, si possa riformare nel tempo. Quindi quello che una volta era ad appannaggio esclusivo della cardiochirurgia con l'intervento del bypass, ad oggi con l'angioplastica coronarica possiamo, con questo trattamento mini invasivo, riuscire a, nella stragrande maggioranza dei casi, risolvere il problema delle stenosi coronariche. Ovviamente in casi più estremi di patologia coronarica estesa e estremamente severa, ovviamente il bypass aortocoronarico, l'intervento chirurgico, rimane una eccellente opzione, anche in alcuni casi sempre estremi, superiore in termini di benefici a lungo termine alla stessa angioplastica coronarica, che invece in casi, diciamo, più semplici o di complessità basso intermedia, ha dei risultati a lungo termine che sono sovrapponibili, se non superiori, all'intervento chirurgico. Le patologie per cui l'angioplastica coronarica viene impiegata sono tutte le patologie coronariche, partendo dalla più severa, che è l'infarto miocardico. Nell'infarto miocardico con soprasivellamento del tratto ST, una variante che noi osserviamo sull'elettrocardiogramma del paziente in caso di dolore toracico, l'angioplastica coronarica eseguita entro dei tempi raccomandati, che sono entro le 12 ore dall'esordio dei sintomi del paziente ed entro le 2 ore dal primo contatto medico, quindi dal primo elettrocardiogramma che documenta questo soprasivellamento del tratto ST, è ormai l'unica opzione, l'opzione principe, perché ha dimostrato di migliorare la mortalità cardiovascolare rispetto all'altra strategia terapeutica che avevamo a disposizione nell'infarto miocardico con ST soprasivellato, che era la trombolisi, che ha tutta una serie di limitazioni, che è un farmaco che si inietta perifericamente nelle vene del paziente e che serve appunto a sciogliere il trombo che viene sovraimposto alla stenosi che vi ho raccontato prima, al restringimento, e che occlude completamente l'arteria del cuore, impedendo ad essa di portare sangue e nutrimento ai tessuti cardiaci. Quindi l'opzione, diciamo, principale è lo STEMI. Nell'infarto si migliora la sopravvivenza se l'angioplastica viene eseguita da un team esperto e dentro i tempi che ho citato prima. E poi ci sono tutte le sindrome coronariche acute, quindi gli infarti che non sono così severi come lo STEMI che vi ho raccontato prima. Bene, anche in quel caso ci sono dei dati che documentano il miglioramento della prognosi apportato dall'angioplastica coronarica rispetto alla terapia farmacologica standard. Questi sono pazienti, diciamo, tutta la categoria di pazienti con infarto in cui, per la gravità e l'acuzie della patologia, l'intervento
di bypass aortocoronarico per lo più in generale non viene eseguito, soprattutto nelle prime ore dall'esordio dei sintomi, e quindi l'opzione angioplastica coronarica ha preso ormai piede in tutto il mondo ed è il trattamento standard dell'infarto tout court, sia quello più severo e se ti sopra, sia gli infarti senza queste variazioni all'elettrocardiogramma. E poi l'angioplastica si usa nei pazienti con angina. Tutte le sindromi coronariche che ormai chiamiamo stabili, che non sono infarto, ma nei pazienti che hanno un dolore al petto che è riferibile ad una stenosi coronarica, bene, in quel caso l'angioplastica coronarica è una opzione assolutamente valida, così come nei casi che ho citato prima, più estremi e più severi, lo è anche il bypass aortocoronarico. L'angioplastica coronarica si svolge in una maniera mini-invasiva, come ho detto poc'anzi. Si esegue una anestesia locale, per lo più ormai nel mondo, come dicevo prima, si usa l'approccio radiale, quindi a livello del polso del paziente, una piccola anestesia come quelle più o meno che usano i dentisti. Dopodiché, dopo pochissimo tempo, si esegue l'accesso con una tecnica ormai standardizzata nel mondo, si posiziona un introduttore per lo più nell'arteria radiale, in casi più complessi tramite arteria femorale a livello dell'ingule. Una volta posizionato questo introduttore, si sale con delle guide preformate, dei cateteri preformati, sino al livello dell'aorta ascendente. Sull'aorta ascendente nascono le coronarie, le arterie del cuore, che sono per lo più tre: una è la coronaria destra, un'altra è una coronaria di sinistra, da cui originano due arterie da un piccolo tratto di arteria coronarica in comune, che si chiama tronco comune, quindi è come fosse il tronco dell'albero, da cui nascono due grossi rami: uno è la discendente anteriore, che irrora più del 50% del nostro cuore, e un'altra è l'arteria circonflessa. Bene, una volta fatta la coronarografia, che è l'esame preliminare all'angioplastica coronarica, identificato dove ci fossero dei restringimenti significativi, per noi significativi vuol dire maggiori al 70% del lume coronarico, quindi le cosiddette stenosi significative, bene, in quel caso con degli altri cateteri preformati e con la medesima tecnica, senza che il paziente senta alcun altro fastidio o dolore, perché il paziente è ovviamente sveglio, non ha una sedazione generale o profonda, facciamo soltanto questa anestesia locale. Bene, si arriva con degli altri cateteri preformati. Da questi cateteri per angioplastica, che si chiamano cateteri guida, si immette un guidino che arriva sino a superare il restringimento coronarico, e su questo guidino viaggiano poi i palloni che servono, i palloncini che servono a dilatare questo restringimento, questa stenosi coronarica, e una volta dilatato e fatta strada tramite questo palloncino, poi si posiziona sempre sulla guida che è stata posizionata a valle del restringimento coronarico, uno stent, questa retina metallica che inizialmente è chiusa e montata su un palloncino chiuso, e poi gonfiando ad alte atmosfere si gonfia il palloncino. Una volta sgonfiato, il palloncino rilascia questa retina metallica sulla parete delle arterie del cuore, delle coronarie, ove era presente la stenosi, e fa sì che questa arteria sia sempre dilatata, e con il farmaco che questi stent eluiscono progressivamente nel tempo, si fa in modo che la parete delle arterie del cuore non costituisca nuovamente un nuovo restringimento e una nuova stenosi, e non favorisca il cosiddetto fenomeno della restenosi dello stent, che è un fenomeno che ovviamente può accadere nel corso del tempo, ma con queste nuove tecnologie, questi nuovi stent a rilascio di farmaco, è un fenomeno che ormai è abbastanza raro e gestibile.
Il recupero è ormai immediato, considerate che nei pazienti senza infarto, ma nei pazienti con angina, con dolore toracico, ci sono molti centri nel mondo, alcuni anche in Italia, che seguono questa operazione in day surgery, cioè il paziente arriva la mattina in ospedale e segue questa procedura e la sera stessa viene dimesso. Nella maggioranza dei casi ormai il paziente con angina è in ospedale per circa 2 giorni o 2 notti e 3 giorni, e quindi il recupero è poi assolutamente immediato, il paziente poi torna ad una vita assolutamente normale con una buona qualità della vita residua. Nei pazienti con infarto, beh, qui il recupero è un po' più lungo perché non si risolve tutta la sindrome infartuale col solo intervento di angioplastica. Certo, si migliora notevolmente la prognosi e si migliora immediatamente la qualità della vita con una grande e immediata risoluzione dell'angina. Però, diciamo, in Italia in media la degenza per un infarto è circa 5-7 giorni, a seconda della tipologia dell'infarto. Dopodiché anche lì il paziente torna progressivamente ad una sua normale vita quotidiana, assumendo tutte le terapie farmacologiche e le attenzioni di stile di vita che sono propri della prevenzione secondaria. Ovviamente poi ci sono dei pazienti che, nonostante un'angioplastica di successo con un infarto esteso e con però una bassa frazione di eiezione, quindi con il cuore disfunzionante, hanno bisogno di un recupero un po' più lungo, di una riabilitazione cardiologica post-evento che per lo più, a secondo del paziente, in media impiega circa 3-4 settimane affinché poi il paziente possa rientrare nella sua quotidianità e nel mondo del lavoro, in assenza di elevati rischi.